tempi diversi. E la Triestina nel primo, nel secondo il Mestre va un po' imbrigliato, non sono arrivati a 3 punti, ma guarda il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo, abbiamo avuto 4-5 occasioni nitide, penso, anche durante il portiere. Abbiamo preparato bene la partita in settimana, purtroppo non ci è mancata quella cattiveria di finalizzare nel modo giusto quelle occasioni, e secondo tempo è vero siamo un po' calati, però siamo rimasti in partita fino alla fine, abbiamo avuto un'altra opportunità in contropiede, dunque cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno perché noi abbiamo delle certezze e non voglio che ci vengano tolte, diciamo questo. E siamo contenti, pensiamo già alla prossima partita. Con l'innesto di Tommaso, a guardare i nomi, Porcari, Coletti, Bracaletti, insomma, un centrocampo che anche in B secondo me farebbe invidia qualcuno, quindi ha contribuito a dar qualità. Sì, è vero, l'aiuto di Tommaso ha dato una forza, però siamo un gruppo unito dove tutti sono utili e nessuno è indispensabile, e con i nomi non si vince. Questa è sempre stata la nostra forza sin dall'inizio, dunque chi gioca, chi non gioca, non importa, chi va in campo sa che deve dare il 110%, quello che stiamo facendo. Purtroppo i risultati non sono dalla nostra parte in questo momento e ne siamo consapevoli. Dunque dobbiamo cercare di continuare a lavorare a testa alta e pedalare sempre più forte. Non si rischia un po' di sentire adesso questa pressione perché magari non si vince da 5 partite, magari più giovani soprattutto? Questo fa parte del calcio e noi dobbiamo assorbire queste cose, se no non potremo giocare a pallone, secondo me. E dobbiamo cercare di fare una forza di queste cose, cercare un obiettivo importante e ritornare alla vittoria il prima possibile, perché solo questo ci può fare alzare il morale. Una cosa che si è sempre dato atto alla Triestina, che gioca in casa e trasferta sempre con spirito propositivo. Penso che a Renate, anche per la classifica dei Lombardi, non mancheranno gli stimoli. Certo, ma noi siamo sempre stati questi dall'inizio campionato, come ho detto prima, cioè noi andiamo in campo, noi abbiamo delle certezze che il mister ci dà ogni settimana e ogni giorno, ogni allenamento. Noi cerchiamo di mettere in pratica al sabato e alla domenica. E adesso Renato sta una partita difficilissima, visto che la classifica dice che loro sono più forti di noi, però non abbiamo nulla da perdere, andiamo là a giocarsela come abbiamo sempre fatto.